Partite pregresse, Gori, il TAR annulla i conguagli, la Gori ricorre al Consiglio di Stato. A Tufino ambiente e occupazione rappresentano questioni ancora aperte per l'opposizione. Sistema processuale penale, le riforme che cambiano il sistema, attualità e futuro a confronto. La campagna all'Expo di Milano, dieta mediterranea e consorzi DOP. A Villa Minieri 48 vini da degustare, l'iniziativa è di Vitigno Italia. Buonasera, è la rassegna dei titoli principali, noi ci separiamo per la pubblicità. A tra pochissimo, restate con noi. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Un cordiale saluto e ben ritrovati in studio, lo abbiamo annunciato nei titoli di apertura. Approderà al Consiglio di Stato la vicenda delle partite pregresse che la Gori chiedeva alla vasta comunità per gli anni dal 2003 al 2011. Il TAR ha accolto il ricorso di Federconsumatori e di tre comuni. La Gori ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato. Il servizio di apertura di Enzo Ruggero. Il TAR accoglie il ricorso di Federconsumatori Campania e di quattro comuni contro le famose partite pregresse. La Gori ricorre al Consiglio di Stato per difendere la propria posizione e chiedere l'annullamento delle sentenze. Una querela che ormai va avanti da qualche anno con l'Associazione dei Consumatori Campania e i comuni di Angri, Casalnuovo e Nocera Inferiore che hanno portato davanti al TAR la questione perché ritenevano nulla la delibera 43 del 30 giugno 2014 approvata dal commissario straordinario dell'ente d'ambito in merito ai conguagli tariffari dal 2003 al 2011. Il ricorso evidenziava che al momento della firma della delibera il commissario non aveva più i poteri per decadenza di cariche. Il TAR ha accolto il ricorso con conseguenza di annullamento delle somme e il rimborso a chi ha pagato. Le sentenze 4846, 4848, 4849 e 4850 sono state emesse ieri dal Tribunale Amministrativo Regionale ed oggi la Gori ha comunicato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato perché il TAR non è entrato in alcun modo nel merito della legittimità delle partite pregresse, ma ha dichiarato nulle le relative delibere commissariali perché alla data dei fatti il commissario straordinario non avrebbe avuto i poteri per adottare tali provvedimenti. Come conseguenza del fatto che la Regione Campania non avrebbe approvato la legge regionale di riordino del servizio idrico integrato nei tempi da essa stessa previsti. Sulla base della sentenza del TAR, tutti i commissari straordinari degli ATO campani dovrebbero considerarsi privi di poteri, con l'effetto che in questo momento il servizio idrico integrato in Campania non sarebbe disciplinato da alcun ente regolatore. La Gori dunque proporrà ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento delle sentenze anche in considerazione del fatto che le stesse risultano essere difformi dal recente orientamento sia della sezione 8 dello stesso TAR Campania sia del Consiglio di Stato in merito a due sentenze, chiedendo un intervento chiarificatore da parte della Regione Campania che restituisca ordine e trasparenza in un settore di grande rilevanza e di particolare attenzione da parte dei cittadini. La cronaca, incidente mortale questa notte a Casalnuovo, era da poco passata l'una quando un 28enne del luogo, mentre era in sella ad uno scooter per cause ancora in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare contro la barriera di cemento
posta sulla carreggiata per delineare un'area interessata a lavori di ripristino della rete idrica. Il giovane è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove decedeva a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza che hanno eseguito i rilievi. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli-Poggioreale con la collaborazione del personale delle guardie zoofile hanno denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di volatili di specie protetta un cinquantenne di Somma Vesuviana già noto alle forze dell'ordine. L'uomo deteneva in alcune gabbie metalliche custodite in un garage 187 cardellini volatili appartenenti a specie protetta poiché indicata a rischio di estinzione. I volatili sono stati successivamente liberati. Lasciamo la cronaca e spostiamoci a Tufino, dove dopo la seduta consiliare di ieri restano ancora aperte le questioni occupazionali ed ambientali che interessano Contrada Cesina. Le opposizioni avevano chiesto la formazione di una commissione d'inchiesta per verificare la legittimità di lavori effettuati nell'area, proposta respinta dalla maggioranza. Gianni Amodeo. Stop con voto della maggioranza alla istituzione della commissione di studio richiesta dai gruppi consiliari di minoranza, Progresso Civico e Lista Civica per Tufino. Commissione che avrebbe dovuto focalizzare i possibili percorsi risolutivi del caso dei 15 dipendenti comunali licenziati qualche anno fa e mettere a punto nello stesso tempo le modalità con cui potenziare l'organico del personale per la funzionalità degli uffici e l'efficienza dei servizi. Funzionalità ed efficienza che risultano penalizzate alla luce dell'analisi fatta dai gruppi di minoranza con carenze e inadeguatezze a carico della comunità cittadina, soprattutto per i servizi sociali. Con la bocciatura della proposta di Progresso Civico e di Lista Civica per Tufino, l'intera vicenda resta al punto di partenza e cristallizzata. In realtà il caso dei 15 dipendenti comunali licenziati è frutto amaro ed avvelenato di procedure di assunzione con conseguente stabilizzazione adottate con delibere dell'amministrazione Ferone, ritenute improprie se è vero che sono state gravate da sentenze di annullamento sia dal TAR che dal Consiglio di Stato. Sono sentenze a cui si rapporta quella della Corte dei Conti per danno erariale pari a 400.000 euro, di cui devono rispondere amministratori e dirigenti responsabili delle procedure poste in atto. E sulla base proprio di questi provvedimenti l'amministrazione Mascolo procedette al licenziamento dei 15 dipendenti che erano stati stabilizzati dall'amministrazione Ferone nel 2012. Un atto dovuto che ha innescato, per quanto si sa, un'ulteriore serie di contenziosi con cui i destinatari dei licenziamenti puntano a far valere i propri interessi e diritti variamente configurati, dal trattamento di fine rapporto alla contabilizzazione dei tempi di lavoro e via seguendo. È il solito infernaccio di spigolosità e di cavilli frequente sui versanti della giurisdizione quale che sia. E forse, ma non è detto, la commissione di studio poteva essere utile a trovare qualche opportuna strada di uscita. Resta intanto aperto il caso dell'ex fabbrica Falco Ranucci, il cui nuovo ciclo produttivo sarebbe collegato alla lavorazione della plastica, sostituendo l'attività della solforazione delle ciliegie dismessa qualche decennio fa. E lunedì i residenti della Contrada Cesina e il Comitato Civico per l'Ambiente si riuniranno per far valere le loro istanze. Dalla politica alla cronaca, la Polizia di Stato di Avellino ha eseguito ieri sera verso le 19 il fermo di due funzionari del Comune di Avellino. Sono accusati di corruzione per atti contrari al dovere del proprio ufficio ai danni di un soggetto che in condizioni di ristrettezza economica aveva richiesto la possibilità che gli fosse assegnata in affitto una casa popolare per sé e per la propria famiglia. In pratica i due funzionari avrebbero richiesto la somma di 2.700 euro in cambio di un alloggio da occupare abusivamente in deroga alla normativa di assegnazione
e dalla relativa graduatoria, impegnandosi inoltre a risolvere ogni eventuale complicazione e ad evitare il rischio sfratto. La squadra mobile ha avviato nel pomeriggio di ieri un'intensa attività di ricerca dei due funzionari comunali che sono stati arrestati. Spostiamoci a Salerno, dove il mondo forense ha confronto su attualità e futuro del sistema processuale penale, riforme del sistema. Vediamo. Il sistema processuale penale, i temi della difesa e della collettività, le risposte normative dello Stato, il giusto e rapido processo. Temi che alimentano il dibattito ed il confronto. A Salerno il convegno su attualità e futuro del sistema processuale penale. Dottrine e mondo forense a confronto, un'iniziativa incentrata sulla valutazione delle conseguenze dettate da alcune delle più recenti riforme del sistema processuale penale e da quelle con un iter parlamentare non ancora concluso. Un incontro che ha coinvolto giovani corsisti di procedura penale e specializzandi della scuola forense, avvocati e magistrati. Un approfondimento affidato al confronto dialettico tra accademia e mondo forense. L'iniziativa è stata sollecitata dalla recente pubblicazione dell'opera collettanea in 4 volumi dal titolo Procedura penale, teoria e pratica del processo. Sistema processuale penale, ha detto bene lei, è in continuo movimento, in continua trasformazione. Pur essendo il nostro l'unico codice repubblicano, ha più di 25 anni a questo punto, ma ha bisogno di ulteriori ritocchi. Voi per risposte di tipo emergenziale, voi in realtà per ritocchi che mirano a salvaguardare ancora di più i diritti fondamentali, voi, ed è in realtà sottolineatura che risponde sempre a queste esigenze, il recepimento di ciò che è stabilito nelle fonti sovranazionali, prima le decisioni quadro, oggi le direttive. In modo particolare sono i temi sottoposti all'attenzione di questi lavori convegnistici. L'attenzione è incentrata su 4 temi attraverso questo confronto dinamico tra accademia e mondo forense. Il primo riguarda la riforma in materia cautelare. In qualche modo, così come stanno sostenendo appunto gli interlocutori, in qualche modo per reagire a una sorta di abuso, di eccessivo ricorso alla misura cautelare. Poi si passerà alla valutazione della tenuità del fatto come modalità differenziata di risoluzione e di accertamento del fatto. Poi ancora tutte le altre misure che sono al centro dell'attenzione anche in ragione dell'ultima legge delega e che notano riforma sia di diritto sostanziale che di diritto processuale. Anche sulla stampa compaiono solo le notizie che riguardano le intercettazioni telefoniche che interessano anche voi giornalisti, e concluderemo con un riferimento esplicito alla tutela dei diritti fondamentali e al problema, ahimè, al problema del sovraffollamento carcerario. Oggi si tratta di una vera e propria lezione convegno, perché in realtà il tema è quello di fare il punto sulle novità che ci sono in campo processual penalistico e nel modo migliore, presentando un volume curato da 4 autori e 4 della disciplina di tutta Italia, tra cui il nostro professor Gino Calb, ma soprattutto attraverso dei dialoghi, dei confronti, dei dibattiti che mettono da un lato il mondo dell'accademia e dall'altro il mondo forense e della magistratura. E tra l'altro un'iniziativa che si fa sul territorio, nella convinzione che l'università deve svolgere una propria attività di presenza sul territorio, coinvolgendo quella che è la nostra forza, che oggi è molto presente, che sono i nostri giovani, sia i corsisti del corso, diciamo, di diritto processuale, sia poi quelli della scuola di specializzazione per le professioni legali. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Bacoli hanno arrestato per tentata estorsione un 45enne del luogo. L'uomo ha avvicinato un 41enne di Pozzuoli intento a parcheggiare, intimandogli di pagare 5 euro per la sosta. Al rifiuto dell'automobilista, il 45enne ha preso un corpo contundente minacciando la vittima, che si dava alla fuga allertando i carabinieri al 112. I militari lo hanno rintracciato e bloccato, sottoposto a perquisizione. È stato trovato in possesso di 20 euro in contanti e di un utensile da meccanico, chiave a snodo utilizzata per intimorire la vittima. Il tutto è stato sequestrato.
La Regione Campania, all'Expo di Milano, la cultura, la tradizione, i prodotti enogastronomici della nostra terra in mostra alla Fiera Universale. Dieta mediterranea, l'olio extravergine di oliva, i consorzi di tutela delle DOP campane, l'offerta promozionale della Coldiretti con degustazioni e convegni. Vediamo. L'Expo, il Salone di Esposizione Universale di Milano, vive i suoi ultimi giorni di attività, con la Campania Regione protagonista dal 16 al 22 ottobre. Cultura, tradizioni, prodotti enogastronomici di eccellenza e sicurezza alimentare, le qualità regionali accompagnate musicalmente da 39 giovani musicisti della Sanità Ensemble, protagonisti di un progetto simbolo della rinascita culturale e sociale del Rione Sanità di Napoli, fino alla presentazione del progetto Land Design, che coinvolge oltre 350 scuole in Campania. 1.280 studenti universitari, 20.000 allievi delle scuole coinvolte nelle attività, 251 corti realizzati in Campania per chiudere con le note dei sapori campani. Oggi protagonista assoluta la dieta mediterranea, l'olio extravergine e la mozzarella con 5 postazioni allestite nello stand della Coldiretti che ospitano i consorzi di tutela delle DOP campane con degustazioni e approfondimenti sul tema. Nel corso della prossima settimana saranno messe in vetrina il meglio della Campania nel campo dell'economia, della cultura e dell'alimentazione, prevedendo una 3 giorni dedicata all'ambiente e alle produzioni del territorio, con una serie di appuntamenti che andranno ad approfondire l'agricoltura, l'enogastronomia e la tracciabilità della filiera produttiva campana. La Land Design Alimentazione Dieta Mediterranea è un progetto che nasce nel Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Seconda Università di Napoli con la nuova Regione Campania. La filiera che mette in atto oramai dal 2010, quindi da 5 anni, è l'università più scuole, più famiglie, più aziende e più enti. Il progetto ha strutturato questa sinergia tra 1.280 studenti universitari dei corsi di laurea in design per la moda e disegno industriale, e sono qui in rappresentanza 55 studenti di questi corsi che presenteranno questi progetti che hanno sperimentato e prototipato in maniera congiunta con gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado. Quindi ci sono 500 progetti, prototipi, diciamo, su questa collezione di social design alimentazione. L'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Salerno è da anni impegnato ad affiancare l'azione educativa delle scuole, in particolare a tutti quegli ambiti che sono dedicati alla salute e al benessere dei bambini, quindi in modo particolare all'alimentazione. Questo progetto rafforza l'azione che è stato fatto in questi anni, a cominciare proprio dalla mensa scolastica. Abbiamo grande attenzione alla mensa scolastica delle nostre scuole, ma è stato davvero una comunità scolastica incredibile che si è creata, con la partecipazione e coinvolgimento anche dei genitori, dei nonni, di vivai, di aziende che hanno dato un contributo importantissimo a questo progetto, che è partito dal recupero degli spazi abbandonati nelle scuole. Quindi sono stati realizzati degli spazi esterni, sono stati realizzati quindi degli orti giardino dove i bambini hanno potuto capire anche quello che è la stagionalità, un po' difficile da, come dire, da oggi da far recepire ai bambini. La dieta mediterranea, proprio dagli studi compiuti sul campo con questo progetto di scientifico multidisciplinare, parte da un'accezione antichissima, cioè la casa romana aveva uno spazio dedicato all'accoglienza e alle relazioni, e quindi al momento, diciamo, conviviale, in cui il processo alimentare diventa un processo fatto di rapporti, di relazioni e di convivialità. L'esperienza, un'esperienza molto intrecciata e molto articolata, secondo le direttive che ci siamo posti poi andando avanti nel progetto, ha voluto essere visualizzata in un lavoro che rappresenta alla fine la testimonianza di ciò che questo lavoro ha prodotto. Quindi ad ogni scuola sono state dedicate 4 pagine di questa rivista che ha come titolo Tags,
territorio arte genialità salernitana e che sono la testimonianza di questo grande lavoro. Continuano senza sosta i controlli antidroga dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che la notte scorsa hanno arrestato un 35enne già noto alle forze dell'ordine e gestore di un bar. I militari della locale tenenza hanno sospeso l'uomo mentre cedeva una dose di hashish del peso di pochi grammi ad un giovane. La successiva perquisizione personale e del locale del bar ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 500 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 150 euro denaro contante provento dell'attività di spaccio. Torna per il secondo anno a Villa Minieri a Nola, Vitigno Italia, la degustazione enologica dei 48 vini premiati. La migliore enologia nazionale valutata da un team di esperti. Enzo Ruggero. Vini eccellenze italiane, le migliori produzioni enologiche che rappresentano le scelte e le valutazioni degli esperti di Vitigno Italia. Il concorso enologico che dal 2005 premia le migliori produzioni partecipanti al Salone. Medaglia d'argento, medaglia d'oro, gran medaglia d'oro, nonché i vini delle aziende insignite dei premi speciali. 48 vini da assaggiare, degustando il finger food dello chef residente di Villa Minieri, la struttura ricettiva di privilegio di Nola. Per il secondo anno l'appuntamento si è rinnovato proponendo un'ampia panoramica della migliore enologia nazionale nello scenario unico di una location d'eccellenza. Rossi, bianchi, spumanti e passiti, provenienti da tutta Italia, assaggiati e valutati da un panel di esperti. Seconda edizione qui a Villa Minieri. Il vino nell'anno dell'Expo, questa particolarità dell'Italia, questa eccellenza che dobbiamo difendere a tutti i costi perché le nostre produzioni sono le migliori. Sicuramente l'Italia con la Francia si contende il primato mondiale di qualità e di produzione. Quest'anno l'Italia pare che abbia addirittura superato la Francia nella produzione. Ma la differenza fondamentale tra l'Italia e la Francia, che sono le due aree di vino più importanti del mondo, è sicuramente a vantaggio dell'Italia, ma non sono campanilistico, ma le varietà di vitigni che ha l'Italia, la Francia non se le può permettere e la varietà in questo momento di globalizzazione nel mondo è un valore aggiunto e l'Italia in questo ha innumerevoli vitigni autoctoni che ha coltivato negli anni e che sicuramente le danno, diciamo, quella marcia in più rispetto alla Francia. È una risposta commerciale a chi vuole unificare il gusto e diffonderlo su scala planetaria. Lei diceva, ha le sue tipicità, l'Italia le difende bene perché in quelle tipicità si ascoltano, si assaggiano i sapori di una terra che cambia da regione a regione. Assolutamente sì. Non a caso noi siamo il salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani, cioè noi valorizziamo, tendiamo a valorizzare quello che è un territorio, anche perché non dimentichiamoci che sul territorio italiano ci sono tanti vitigni internazionali, ma autoctoni ormai da anni, parliamo di centinaia d'anni, quindi difendere il territorio a tutti i costi e vendere all'estero, vendendo anche il territorio, perché ricordiamoci che è fondamentale far capire a un cinese dove si trova il Vesuvio geograficamente è un po' difficile, portarlo su un territorio, vendere un territorio è sicuramente il mezzo più adatto in questo momento. L'esperienza qui a Villa Minieri per questo secondo anno? Assolutamente un'esperienza fantastica, io ne parlavo prima, sono convinto sempre di più della location. Forse spostarla di qualche mesetto e godere appieno della location potrebbe essere la soluzione ideale, nel senso che noi Vitigno Italia quest'anno, cioè l'anno 2016 sarà 23, 24 e 25 maggio, magari spostarla a metà giugno potrebbe essere una data fantastica per poter godere appieno di una struttura che veramente merita. Anticipare la vendemmia con le date, però adesso siamo in piena vendemmia con il vino che inizia a fermentare e poi si arriva al novello di novembre, no? Qui si gustano delle annate quali?
Qui si gustano i vini che hanno vinto le medaglie d'oro e d'argento al concorso enologico di Vitigno Italia. Quindi dipende ovviamente dal tipo di vino e dalla produzione, quindi non c'è un'annata in particolare, ci sono circa 35 etichette nazionali, ricordiamolo perché Vitigno Italia è un salone nazionale, dei vini che hanno vinto il concorso enologico di Vitigno Italia che si tiene ogni anno all'interno del nostro salone. Rossi? Bianchi, ma anche il rosato sta crescendo, no? Assolutamente sì, soprattutto in qualità, il rosato era sempre visto come un vino da tavola povero, in realtà la qualità è migliorata tantissimo e ora è un vino che è abbinabile col pesce, con la pizza, insomma è stato riscoperto, ma la qualità italiana insomma ripaga sempre. Insomma a tavola un bicchiere di vino, al di là del pasto che si gusta, dal tipo, dal colore, ma il vino fa riappacifica con i sensi e con il gusto. Assolutamente sì, vino è convivialità, il vino è qualità, si parla tanto anche all'Expo di qualità dell'alimentazione, ma parliamo anche della qualità del bere e noi in Italia insomma, abbiamo tante possibilità sia nel cibo che nel vino di poterci difendere alla grande, ecco. Bene, il nostro ultimo servizio, grazie a tutti per la cortese attenzione, non mi resta che augurare da parte mia e di tutta la redazione un buon fine settimana. Arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it.